Vediamo. Se stai pensando di scaraventarci nel vuoto, spero che tu ne sia sicuro. Non era un'idea tua? Trovare la propria strada? Ridicolo. Qui è dove Tyr andò oltre e la pietra dell'unità lo protesse. Pronto? Pronto. Beh, se è la nostra ora, è stato un onore. Abbi fede, testa. Perché ho la nausea se non ho lo stomaco? È stato strepitoso. Guarda. La torre. Sapevo che c'era qualcosa qua giù. Magnifico. Come nascondi una cosa che esiste in tutti i regni? La scagli via nello spazio tra i regni. Tyr, vecchia volpe. Dall'altra parte c'è Jotunheim. Ma no, non si passa per Vanheim per arrivare alla vetta di Midgard. Ma come lo usiamo? Direi di dare un'occhiata dentro. Ma attenzione, le sfide di Tyr non sono mai facili come sembrano. L'avevo notato. Non c'è molto dentro. Il piedistallo. Oh no, ha preso la pietra. La torre assorbe l'energia della pietra. Sta succedendo qualcosa. Si muove. Si muove. Sa cosa fare. La pietra è servita al suo scopo. Stiamo compiendo l'incantesimo di Tyr. Ora che succede? Non ne ho idea, ma dopo quel volo sono certo che il peggio sia passato. C'è puzza di... No, questo è decisamente peggio. Bene così. Dietro di te! Aperto alle spalle! Che è finita. Ora dove siamo? Oh, direi al fai. Padre Occhio! Ah!
trovo a El. Oh cielo, arrivano. Attenzione! Al tuo via! Ce l'abbiamo fatta! La torre è di nuovo al suo posto. La sala del viaggio di Tyr ci porterà a Jotunheim. Come l'ha fatto, Tyr? Odino sospettava che i giganti custodissero in segreto i resti dell'essenza creativa primordiale degli Jotnar, ciò di cui sono fatti tutti i regni e da cui è stata creata la Pietra dell'Unità. Dovevano essere disperati se si erano fidati di un estraneo come Tyr. E guarda, finalmente possiamo accendere i bracciali e vedere cosa accade. Un altro nome. Gondul. Perché delle rune arcane? Forse dobbiamo trovare qualcosa a Muspelheim e a Niflheim.
Sbagliato strada, fratello? La sala del viaggio è di sopra. Abbiamo ancora qualcosa da fare prima di andarci. Chissà quando torneremo. D'accordo. Mimir, dici, cosa c'entravano Magni e Modi con Rungnir? Oh sì, ciò che accadde dopo che Rungnir cadde morto su Thor fu che nessuno riusciva a togliergli di dosso quel corpo di pietra. Ormai Thor era allo stremo, era rintronato e respirava a fatica, ma nessuno degli uomini di Odino era abbastanza forte. In quel momento arrivarono i piccoli Magni e Modi. E mentre nessuno tranne me stava guardando, spostarono il corpo di Rungnir e liberarono il padre. Il biondo e Aitante Magni si prese tutto il merito, cosa per la quale Modi continuò a covare rancore per sempre. Ma questo lo sapete già. Quel drago era di Baldur, vero? Sì. E tu l'hai ucciso per salvarlo. Sei stato molto eroico. Non so cosa troveremo a Jotunheim, ma dobbiamo coprire le nostre tracce. I corvi diranno a Odino che la torre è tornata e i nostri sforzi non devono andare a suo vantaggio. Certo. Aspettate, non funzionerà. Cosa? Manca il cristallo del viaggio. Tyr avrà usato i suoi stessi occhi per rifrangere l'energia. Non male. Ma tu hai gli stessi occhi? Ho un occhio, uno solo. Odino mi ha cavato l'altro proprio per impedirmi di viaggiare. Scusate, pensavo avrebbe funzionato. Che ne ha fatto Odino del tuo occhio? Se l'è tenuto. L'ha nascosto da qualche parte, temo. Siamo arrivati fin qui. Troveremo un modo. Ascoltate, è un azzardo, ma per anni ho visto Sindri e qualche volta Brock curiosare vicino a quella montagna quando arrivava Odino. Forse sanno qualcosa. Brock e Sindri! Thank you.
Ragazzi, ho una domanda. Dove possiamo trovare l'altro occhio di Mimir? Oh. Mi dispiace. In effetti Odino mi chiese... Oh! Voleva che ricostruissi... Me lo fece vedere e io... rifiutai. Scusate, perdonatemi. Non è stato molto utile. Beh, sai, fu quella volta in cui Odino mi venne a cercare per costruire una statua con uno scomparto nascosto. Siccome non si trattava di armi e gli Aesir non erano altro che un mucchio di stronzi butterati, anch'io rifiutai. Ma so che venne costruito lo stesso. Che statua era? È quella di Thor, quella nel lago con gli attributi in mostra. La statua mangiata dal serpente. Mi dispiace. Ora va meglio. E come facciamo a guardare dentro al serpente? Dentro? Oh no! Andiamo a vedere che cosa ne pensa il serpente del mondo. Bene, ragazzi, non so cosa ci riservi il futuro, ma ora è il momento giusto per preparare al meglio l'equipaggiamento. Se dovete fare qualcosa, fatelo adesso. Io ve lo consiglio.